Salve ragazze, buongiornissimo, benvenuti, ben ritrovati nel mio canale. Io sono Zaira, questo è il vostro messaggio del giorno per voi. Ovviamente questo è un appuntamento quotidiano che io ci tengo molto, quindi vi ringrazio di gradirlo, comunque di interagire. È bello per me fare questo messaggio del giorno perché io non so di che argomento noi trattiamo, lo dicono esclusivamente i nostri tarocchi, i nostri oracoli e le nostre sibille, insomma tutto ciò che io metto ogni giorno. Ovviamente io vario anche nella scelta delle carte, proprio per così, per dare più possibilità al messaggio. Allora, carissime mie, io spero che voi state bene. Allora, io vi voglio tanto bene e non è una sviolinata, è un dato di fatto, perché voi, tutte quante voi, avete realizzato un mio grande sogno. Quindi grazie, io non smetterò mai di ringraziarvi di tutto proprio ciò che fate nel canale. Allora, veniamo al nostro messaggio. Qui abbiamo le meravigliose carte, i tarocchi dell'indovino, dove prenderemo subito la prima carta. Quindi dicevo, sono sempre molto curiosa di vedere appunto come interagiscono le carte così da sole, no? Scegliendo diciamo una carta a caso. Quindi veramente proprio lo sento veramente un qualcosa che del tutto casuale che viene comunque a baciare, certamente non tutti, perché sapete che non possono assolutamente risuonare su tutti. Però allora abbiamo pescato una carta dei Rider White Tarot. Adesso qui abbiamo queste carte che ho rifoderato io, carte le mie proprio primissime carte, proprio quasi quando da ragazzina giocavo con i tarocchi. Sono solo arcani maggiori, ma io ci tengo particolarmente. Quindi ne pescheremo una anche di queste. E dicevo, io sono veramente curiosa perché mi intriga molto sapere poi di che cosa poi andiamo a parlare, no? In un certo qual modo. E quindi poi se le persone si riscontrano è molto bello perché evidentemente veramente qualcosa gli è voluto arrivare. Però giustamente sono sempre interattivi, come dico sempre. Per cui prendiamo sempre tutto con le dovute cautele. Fermo restante, ripeto, che se siete qui in questo momento qualcosa vi deve arrivare. I meravigliosi King dell'amore. Prendiamo una carta anche qui e andiamo avanti. Quindi dicevo, se nel caso voi che mi ascoltate volete analizzare una situazione che vi sta particolarmente a cuore, allora lì dobbiamo fare, se volete farlo ovviamente, un consulto personalizzato. Chi per tutti coloro che lo vogliono fare con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti zairafassari@gmail.com, oppure nel mio profilo Facebook Zaira Fassari messaggio privato, nel mio profilo Instagram appunto Zaira e i suoi tarocchi messaggio privato. Romantic Tarot, vediamo che ci dicono anche queste meravigliose carte. Allora, adesso siamo qui agli angeli del cuore. Ops, ops, questa è voluta cadere e io la prendo subito. Ecco, noi proprio non ci facciamo sfuggire le situazioni occasionali. Allora, andiamo a vedere adesso le risposte degli angeli. Che cosa ci dicono riguardo al messaggio del giorno per voi di stamattina? Ecco qua, adesso immancabili, guardate, oggi proprio voglio abbondare, prenderemo una carta delle carte verdi di Zaira, una carta di queste chiacchierine che parlano proprio veramente bene, e poi voglio prendere anche una carta di questa new entry, di queste carte gialle, pure sempre fatte da me. E con degli altri pensieri, insomma, altre idee che mi sono venute così nel comporre queste carte. Ecco, voglio pigliarne anche una di queste. Andiamo a vedere subito. Allora, devi accettarmi per quello che sono
Sei la persona giusta per me. Allora, qua questa persona dice: devi accettarmi per quello che sono. E poi dice anche: sei la persona giusta, cioè poi voi siete la persona giusta per lui. Andiamo a vedere. Momento sbagliato, gli angeli, soldi e lavoro, l'amore, il cuore. Allora, poi abbiamo la carta del due di spade nei Romantic Tarot. I King viene fuori il grande possedere, la carta numero 14 del King. Abbiamo come ma arcano maggiore la papessa. Abbiamo anche la carta dell'asso di bastoni e qua viene fuori l'angelo, il giudizio però capovolto. Quindi qua questa carta ci parla di indecisioni, di incapacità di affrontare la realtà. Ok? Questa ci dice questa carta. Allora, e infatti vedete, indecisione, incapacità di affrontare la realtà. Qui però c'è un avvenimento. Nonostante si ha questa indecisione e non si vuole affrontare questa realtà, questa carta parla anche di divorzio, quindi è come se capovolta viene a sollecitare un'indecisione riguardo a un legame solido. Però qua mi viene l'asso di bastoni, quindi qua c'è l'iniziativa che si vuole prendere. E anche quella carta della papessa, che in queste carte particolarmente ci parlano di matrimonio, di unione, di una donna importante che entra nella vita, questa siete voi, quindi siete voi la consultante. Allora, voi qui avete un'intesa profonda con una persona di cui siete molto molto presi, molto. E questa intesa profonda è per voi duratura, dovete godervi il momento presente perché siete proprio, come posso dire, in una sorta di sogno, ecco, per voi. Però qua c'è da prendere una scelta con coraggio. E quindi questo coraggio dimostrerà poi, diciamo, la passione e la voglia che voi avete di investire. Però vedete, qua il momento è sbagliato, perché viene la carta, il momento è sbagliato. Perché il momento è sbagliato? Perché in questo momento voi o la persona di cui voi avete pensato, o che se avete una persona, perché poi nel messaggio del giorno non è che si pensa in particolare una persona, però se voi avete una persona nel vostro cuore, nella vostra testa, può tranquillamente uscire dal messaggio del giorno. Allora, quindi qua, perché il momento è sbagliato con questa persona? Perché qua ci sono, in questo momento, le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella vita sentimentale. Quindi qua c'è un qualcosa che può anche venire a intaccare questa intesa, questa situazione. Allora, qui è indubbio che la persona che voi avete nel cuore dice di voi che siete la persona giusta, perché lui dice o lei dice: sei la persona giusta per me. Quindi questa persona è consapevole che voi siete quella giusta. Però qua c'è qualcosa che non quadra, nel senso, lui dice: devi comunque accettarmi per quello che sono. Quindi qua c'è un'accettazione, probabilmente. Io ragazze lo interpreto in questo modo qua. Allora, qui voi che ascoltate sicuramente, perché qua la papessa è la consultante, quindi se voi siete un uomo girate, il significato è lo stesso. Se siete una donna siete voi, se siete un uomo siete sempre voi girando. Allora, qua c'è una situazione, voi, qualcuno è entrato nella vostra vita che vi fa veramente battere il cuore. C'è un'intesa profonda. C'è una passione molto forte e sicuramente questa persona è giusta per voi e sicuramente anche lui sarà giusto per, insomma, e viceversa. Però qua ci sono delle problematiche, dovete accettare questa persona per com'è. E com'è questa persona? In questo momento non ha il coraggio, chiamiamolo così, oppure è indeciso, è incapace di affrontare questa realtà, di prendere una decisione a vantaggio di questa relazione. Perché? Perché il momento è sbagliato e soprattutto perché ci deve essere un qualcosa della sua vita lavorativa o economica che va a intaccare questo progetto. Quindi lui vi dice: mi devi accettare così per quello che sono. Allora, ragazze e ragazzi, questo era il messaggio del giorno di oggi.
Sono curiosissima di sapere se questa storia, questa situazione che è uscita, appartiene a qualcuno di voi. Veramente curiosissima. Vi aspetto tutti quanti nei commenti. Un bacione enorme dalla vostra Zaira. Ciao!